Deve essere accolto il ricorso e dunque deve essere disposto l'annullamento del provvedimento di diniego di emersione dal lavoro irregolare, in quanto la comunicazione prevista all'articolo 10 bis della legge numero 241 del 1990, in assenza di cause vincolate di rigetto della dichiarazione di emersione, risulta essere stata effettuata nei confronti del solo datore di lavoro e non nei confronti del ricorrente, il quale costituisce indubbiamente uno dei destinatari del procedimento e quindi deve trovare considerazione anche ai fini degli adempimenti partecipativi.